È giunto finalmente il momento del finale di stagione, mi raccomando lasciate un bel mi piace e ci vediamo alle ore 15 live su Twitch per iniziare il mercato della terza stagione. Non mancate, link in descrizione e buona visione. Dopo la bella vittoria contro il Nizza, ora sbattiamo la faccia sul campionato. Siamo all'ottavo posto con una partita in meno rispetto ad alcune squadre. Come potete ben vedere, il quarto posto si trova proprio dove sta lo United, a meno 8 punti. Abbiamo davanti il Chelsea, il Leicester di 1 punto e 2 punti. L'Aston Villa con una gara in più è a più 6 da noi. Ci hanno anche battuto, quindi non abbiamo neanche lo scontro diretto dalla nostra parte. Ora però dobbiamo affrontare lo United. Vincendo andremo a 59 punti, potremmo avere ancora qualche chance con le ultime tre partite, però devo dire che per assurdo è più facile passare, andare in Champions League tramite l'Europa League che tramite il campionato. Affrontiamo questo United, saremo in casa con la formazione un po' stanca, ma vogliamo puntare su questa partita, saremo contro una squadra fortissima. Se perderemo questa, se anche pareggeremo questa, il campionato ormai sarà andato, ci giocheremo tutto, come vi ho detto, in Europa League. Andiamo ad Ellen Road, andiamo a fare una battaglia 90 minuti per il sogno Champions. Andiamo a giocare la partita, forza Leeds. Eccoci qua ad Ellen Road per Leeds United, Manchester United. Siamo alla 35esima giornata di campionato, quart'ultima di questa Premier League, davvero davvero pazzesca. Come ogni anno ci stiamo giocando il quarto posto, noi lo United e tantissime altre squadre. Veramente abbiamo buttato all'aria, tra virgolette, le ultime partite che potevano, insomma, garantirci, non dico già la qualificazione, ma essere in una posizione migliore. Ora invece con lo United dobbiamo giocarcela fino alla fine. Partono subito molto forte, però bravo Fran García. Jadson Fernandes verso Coleman, è partito dentro Suarez, attenzione, può andare subito a segnare il pistolero. No, che parata di De Gea. Marcus Rashford passa via molto bene, ce l'ha sul destro, bravo Nico Elvedi che non salta le finte. Attenzione, Suarez può ancora involarsi, c'è Varane che però è lontano, vai pistolero, non puoi sbagliare. Ancora De Gea, clamoroso. Serge Gnabry passa il cross, bravo Jadson Fernandes, ancora però loro con Paul Pogba, CR7, ancora Pogba, CR7 che non tira, ha provato l'assist, molto irrealistica questa cosa, ne approfittiamo, possiamo ripartire, Cugna subito per il pistolero, in posizione regolare, vai pistolero, ancora De Gea, Brandon Williams, tocco centrale verso CR7, Meslier vola. È iniziato il secondo tempo, Serge Gnabry sulla destra, palla dentro, Ronaldo, bravo Meslier. Jadson Fernandes ha recuperato un ottimo pallone. Tariq Lamptey, attenzione a Cugna, no, palla fuori. Attacca lo United con Marcus Rashford, che chiusura di Taricone Lamptey. Quindi Anthony centralmente, attenzione, Gnabry lascia lì il pallone, CR7 passa Rashford, Meslier, che parata. Dobbiamo lottare in questi ultimi minuti, bel pallone recuperato, Philip su Anthony, attenzione, possiamo attaccare, sono stanchi i nostri ma bisogna lottare. Palla centrale verso il pistolero, no, alta, no, pistolero, no. Ultima palla per loro, mancano 2 minuti di recupero, non so se riusciremo a recuperarla, credo di no, sarà un pareggio contro lo United anche se loro hanno un'ultima possibilità. C'è Meslier, penso che andremo al rinvio e l'arbitro fischia proprio in questo momento. Finisce così 0-0, che non è un brutto risultato contro lo United, però loro sono al quarto posto, restano lì, mancano 3 giornate e credo che la Champions per noi, c'era il pallone che volava, la Champions per noi tramite il campionato sia sfumata. È giunto il momento, ragazzi, di affrontare la gara di ritorno Nizza-Leeds. Saremo fuori casa 4 maggio 2023, può essere una data storica per il nostro Leeds United, direi soltanto di cambiare le maglie, loro li teniamo con la loro prima, noi invece direi di giocare con questa qua, così ci confondiamo un po' di meno, visto che loro hanno i pantaloncini bianchi. C'è un leggero turnover, però alcuni stringono i denti, avremo poi le ultime 3 di campionato e speriamo la finale di Europa League, però ci mancano ancora 90 minuti, dobbiamo chiuderla, andiamo al World Stadium, forza, forza Leeds.
Ed eccoci qua sotto la pioggia di Nizza per Nizza-Leeds. Siamo alla semifinale di ritorno di Europa League. Arriviamo da un 4-1 in casa. Comunque non contano i gol fuori casa, quindi insomma non dovremo fare più gol fuori casa in caso di pareggio eccetera. Conta il risultato, quindi abbiamo 3 gol di vantaggio che sono pesantissimi, ma non ci danno la sicurezza di essere in finale. In finale comunque, se ci arriveremo, avremo una tra Roma e Milan. Nel loro insomma, la loro sfida è stato un 1-1 nella gara di andata, gara di ritorno che quindi deciderà l'altra finalista. Dobbiamo però arrivarci noi prima in finale e poi vedremo chi beccheremo. Il Nizza è assolutamente battibile, l'abbiamo già visto nella gara di andata. Si butta avanti il loro giocatore ma perde il pallone. Coleman subito verso Greenwood, attenzione che si erano sbilanciati. Palla verso Matteo Scugna che se la porta sul mancino, tira a giro, Benitez vola. Camara sull'esterno, non riesce a toccarla dentro, la sporca il nostro difensore. Quindi Matteo Scugna la prova ad alzare, attenzione, brutto fallo da dietro, solo cartellino giallo. Ancora loro con Sakho, non riusciamo a recuperare il pallone. Rosario su Calvin Stanks, centralmente, no, Meslier la va presa ma non riesce a tenerla fuori dallo specchio. Segna Moffi il gol dell'1-0, inizia in vantaggio. Junior Firpo la mette giù, dobbiamo trovare il gol del pareggio, non dobbiamo pensare al risultato dell'andata. Calvin Phillips, tocco su Coleman, fa tanta densità al limite dell'area dove giochiamo spesso. Junior Firpo, che palletta, Cugna in posizione regolare, sempre di testa Matteus, gol dell'1-1 subito dopo pochi minuti. Il Leeds c'è, Coleman attenzione, c'ha spazio, può provare il tiro da fuori. Benitez vola in calcio d'angolo, palla lunga su Camara che su FIFA non è un cattivo giocatore. Ancora Coffi, l'autore del gol del momentaneo 1-0, bravo Coleman in anticipo, però il pallone resta ancora in possesso per loro. Attenzione al limite dell'area, non facciamoli tirare, non entrano dentro. Capa riesce a passare ma si allunga troppo il pallone, lo perdiamo ancora. Devo dire che il Nizza non sta giocando male, però ci regalano il pallone. Attenzione che questo è un brutto errore, può andare Matteo Scugna, può andare tutto solo, invece vede il pistolero. No, la palla non ci arriva, ce l'ha regalata qua e ce la prendiamo. Mason Greenwood al 58esimo, 1-2, la nostra pressione funziona. Mason Greenwood, tocco per il pistolero, la gira ancora per Mason Greenwood che è stanco, va alla finta, bravo per il pistolero, la può allargare su Dejan Kulusevski di prima per Cugna. Che gol di Matteus che la chiude qua al 72esimo. No look con un tiro alla Henry, chi si ricorda Henry, la sua giocata famosissima. Questo è un gol alla Henry e Matteus Cugna, non dico che a livello di Henry però potenzialmente ci può arrivare. Che palletta di Kulusevski, come giochiamo bene, ma questo è un gol clamoroso, pure tunnel su Benitez, non l'avevo visto. Gol fantastico da parte di Cugna, ve lo faccio vedere anche da qua perché questo è un gol che va visto e rivisto e rivisto. 2-7 nel complessivo, siamo troppo forti. Ancora loro, Moffi ce l'ha sul mancino che non credo sia il suo piede, riesce a passare, facile per Meslier, palla dentro per il Nizza, bravo Nico Elvedi, c'è Sakho al limite dell'area, mamma che gol. 2-3 all'82esimo, siamo sul 3-7 complessivo, ormai la partita comunque è chiusa. Attacca il Nizza che non vuole mollare, noi stiamo aspettando solo il fischio dell'arbitro per poi vedere contro chi saremo in finale. Struik la prende, la spazza via. Attenzione che c'è Kulusevski, prova a lanciare Nketiah ma non c'è più tempo. Secondo l'arbitro finisce qua, il Leeds è nella storia. Siamo per la prima volta in finale di Europa League. Leeds che il suo massimo è stata la semifinale, se non sbaglio un bel po' di anni fa, non sbaglio ovviamente perché non ho detto l'anno esatto, contro il Galatasaray aveva perso. Questa volta invece siamo in finale, vedremo contro chi, tra Roma e Milan. Ecco qua i risultati delle semifinali. Il Milan alla fine passa il turno, è finita 3-1 la gara di ritorno e quindi il Milan che va in finale contro di noi. Dall'altra parte comunque in Roma-Milan nel primo tempo la Roma stava vincendo, quindi alla fine il Milan nel secondo tempo ha fatto 3 gol e quindi sarà una finale storica, Leeds contro Milan, ed è quello che volevo. Saremo contro la nostra ex squadra, tanta roba. Dopo la semifinale contro il Nizza arrivano i resoconti della primavera, ne arriva uno intanto dalla Colombia che uno era andato via ma comunque non sembrava un granché. Questo lo continuo a seguire perché vale 1.300.000 ma non ha un potenziale altissimo, questo invece lo vado a rifiutare.
Questo lo continuo a seguire per vedere se può crescere un po' di più. Questo invece lo rifiuto. Questo lo rifiuto e anche questo lo rifiuto. Più che altro perché abbiamo tanti giovani alla primavera e quindi voglio tenermi gli slot liberi. Questo non è male alla fine. Direi che lo possiamo ingaggiare dopo i 2 mesi che l'abbiamo seguito. Anche questo lo vado ad ingaggiare. Questo lo rifiuto invece. Non mi sembrava eccezionale. Rifiuto anche questi. Rifiuto questo. Rifiuto anche questo. Ora abbiamo l'ultimo dall'Inghilterra. Questo non lo so, non mi convince tanto. Vediamo chi altro ci trova dall'Inghilterra. Se poi c'è uno slot libero lo andiamo a prendere. Questi li vado tutti a rifiutare. Questo sembra buono. Un difensore terzino che può fare anche l'esterno. Lo ingaggiamo. La primavera è piena. Questi due direi che li continuo a seguire. Ora abbiamo la sfida contro lo Sheffield United, ultimo in classifica. La nostra classifica non ci sorride. Devo dire, meno male che siamo in finale di Europa League. Ce la giocheremo col Milan per la Champions League. Il Liverpool si giocherà la finale con il Bayern Monaco. Se vincesse ci sarebbe anche il quinto posto libero per la Champions, e quindi poi a scalare le altre posizioni sarebbero Europa League. Però come vedete sopra di noi ci sono tante squadre. C'è Leicester, c'è Chelsea, c'è l'Aston Villa, e nessuna di queste le andremo ad affrontare. Affronteremo solo il Tottenham, che dietro di noi ha una partita in più e c'ha 3 punti in meno, quindi poi speriamo all'ultima giornata di essere già sopra di loro. Cercheremo di puntare comunque ad arrivare almeno al 6° posto per fare meglio dell'anno scorso. Andiamo ora a giocare contro lo Sheffield. Non giocheremo la partita, ma faremo una simulazione lenta per stare tranquilli. Arriva il gol del 1-0, segnato Aribo, tanta roba. Arriva un altro gol, 2-0, segna anche Tia. Arriva anche il 3-0, segna Rodrigo. Finisce tutto nel primo tempo. Io direi che possiamo andare tranquillamente al risultato. Finisce proprio 3-0. Ora avremo il Bournemouth, che si trova al 19° posto. La classifica ci vede sempre all'8° posto. Però se non sbaglio abbiamo recuperato qualche punticino. Come vedete, potenzialmente ancora fattibile per il 4° posto. Ci troviamo a 5 punti dallo United. Siamo a 2 punti dall'Leicester, dall'Aston Villa e a 1 punto dal Chelsea. Quindi ora questa partita con il Bournemouth dobbiamo vincerla, l'andremo a simulare visto che sono penultimi. Non, insomma, perdiamo tempo a giocare le partite. Siamo subito in vantaggio, segna ancora Edin Ketiah. No, autogol di Mignolet, 1-1. Rigore per noi, lo andrà a battere Suarez. Direi di farlo battere a lui, mamma mia, se lo sbagli. No, l'ha messo. No, ha segnato Solanke, 2-2 al 70°. Direi di scendere in campo, non voglio rischiare. Abbiamo 20 minuti, dobbiamo segnare un gol. È fattibile col Bournemouth, ma non voglio perdere neanche pareggiare questa partita. Lewis Cook verso Billing, quindi Solanke, ancora loro, non si fermano. Bravo Struijk verso Coleman, il pallone ci resta non so in che modo, quindi Anthony va per vie centrali. C'è Suarez tutto solo, non può sbagliare, è il pistolero all'86°. Abbiamo rischiato, ma questo è un bel gol del pistolero. Però era tutto solo, attaccano loro, il Vedi la va presa, ma solo per un attimo, deviazione in calcio d'angolo, manca 1 minuto, attenzione a Lewis Cook dalla bandierina, che ripeto un ex Leeds. Tocco corto per Rogers, ancora Lewis Cook che però torna dietro, che mancano pochi secondi, dalla mette in mezzo, finisce la partita 2-3, ci portiamo anche questi 3 punti. Ora ci manca l'ultima contro il Tottenham. Ora avremo l'ultima partita del campionato contro il Tottenham prima del Milan. Abbiamo fatto turnover perché tra 3 giorni avremo la finale di Europa League, potevano mettercela un po' dopo, però insomma il calendario non lo possiamo decidere noi. Siamo, come vedete, nella situazione in cui dobbiamo assolutamente vincere la nostra partita. Il Chelsea giocherà contro il Crystal Palace, il Leicester giocherà contro l'Arsenal che si trova sotto, però comunque è sempre l'Arsenal. L'altra squadra che ci può insidiare è l'Aston Villa, che giocherà contro il Burnley che comunque si trova lì, magari vorrà scavalcare l'Aston Villa, andare all'8° posto, poi dipenderà dalle differenze rete eccetera. Però insomma facciamo la nostra partita, saremo in casa con le nostre riserve di lusso. L'unico titolare in campo sarà Meslier. Andiamo a giocare la partita, forza Leeds, andiamoci a tenere questo 6° posto, magari puntare al 5°. Eccoci qua ad Ellen Road per l'ultima stagionale, stadio tutto gremito per la gara contro il Tottenham, ultima partita per tenerci il piazzamento europeo, avere la sicurezza di giocare l'Europa, il calcio europeo anche la prossima stagione, e poi ci giocheremo la finale di Europa League tra soli 3 giorni. Lucas Moura dalla bandierina, Fran García la spazza di testa, quindi Gaia al limite dell'area, attenzione, ce l'ha sul mancino, tocca su Lucas Moura
che non dobbiamo buttarlo giù. Passa molto bene col dribbling. No, che gol di Sar. Segna l'1-0, anzi lo 0-1. Lucas è partito in velocità. Attenzione che può provare a mettere il pallone dentro. Invece no, torna dietro. Doherty ancora su Lucas. Quindi Harry Kane mette il pallone dentro. La toccata a Meslier. Che parata, ragazzi. Mamma mia. Palla lunga di Sar verso Doherty. Attenzione ancora al Tottenham. Lucas Moura. Bravo Struik. No, no, gli ha regalato il pallone. Mamma mia, Meslier, io ti amo. Ancora il Tottenham, manca veramente pochissimo. Harry Kane, Tesè prova ad uscire. Mamma mia, Tesè, è tornato bene dall'infortunio. Ancora Meslier, miracoloso. E poi ancora Meslier, mancano 3 minuti più recupero. Rimessa laterale per Doherty, Sar. Mamma mia, Brian Gill torna dietro. Mannaggia loro, mancano 2 minuti. Direi che ormai la partita è andata, l'abbiamo persa. Purtroppo Brian Gill era passato, Coleman l'ha recuperata, manca poco, poco. Pochissimo. Vediamo se ci fanno fare un'ultima occasione. Cazzo, era partito Suarez. Finisce la partita 0-1. Vince il Tottenham. Perdiamo clamorosamente l'ultima con le nostre riserve. Ci giocheremo tutto contro il Milan per la Champions League. Vediamo quanto siamo arrivati in campionato. È finito il nostro campionato. Andiamo a vedere quanto siamo arrivati. Sesti in classifica. Meno male, siamo in Europa League. Siamo arrivati alla fine a meno 4 dal Chelsea. Quindi comunque anche con una vittoria saremmo andati a 66 e saremmo stati comunque al sesto posto. Però meno male, perché Leicester City, Burnley e Aston Villa non ci hanno superati. Il Tottenham era lontano, quindi sesto posto significa che confermiamo l'Europa League. L'anno scorso, se non sbaglio, eravamo arrivati ottavi, quindi comunque il sesto posto è un miglioramento molto importante. Abbiamo messo dietro squadre importanti. Ora, ragazzi, andiamoci a giocare sta finale, che non vedevo l'ora di giocarmela. Diciamo che quando ho visto poi che eravamo contro Nizza, sapevo che saremmo arrivati in finale. Speravo contro il Milan. Saremo contro una squadra che sa come giocare le finali europee. Lo sappiamo bene anche noi, perché abbiamo fatto la carriera col Milan e siamo arrivati proprio a vincere la Champions League. In Europa League invece abbiamo avuto più fatica, abbiamo fatto più fatica. Io giocherei con la maglia bianca noi, loro con la loro prima maglia. Vanno benissimo così. Prima maglia contro prima maglia. Giochiamo con i titolari: Meslier, Lamptey, Elvedi, Saliba, Junior Firpo, Anthony, Phillips, Coleman, Greenwood, Cunha, Suarez, coppie d'attacco. Loro invece con il 4-2-3-1 con Maignan in porta, Kalulu, Nunez, Tomori, Grimaldo. Quindi un'ottima difesa con Kalulu, che non so quanto sarà cresciuto. Bellarabi, Tonali, Neves e Auge a centrocampo, con Brahim dietro a Nesyri, che è un ottimo attaccante. Andiamo a giocarci questa partita al St. James Park, finale in Inghilterra. Andiamo a giocare la partita. Forza, forza Leeds, andiamoci a prendere l'Europa League. Ed eccoci qua al St. James Park di Newcastle per Milan-Leeds. Siamo contro una squadra che assolutamente fa paura per la storia che c'ha, per quello che ha fatto. Magari sono di parte essendo milanista, però è figo affrontare la squadra che abbiamo, insomma, avuto come prima carriera quest'anno, con cui abbiamo fatto una bellissima carriera. Spero vi stia piacendo tanto anche questa con il Leeds. Comunque vedo tanto supporto da parte vostra. Abbiamo visto la loro formazione, è una squadra forte con dei giocatori molto interessanti che in due stagioni saranno cresciuti molto. Hanno fatto qualche acquisto un po' strano, però Nesyri è un bel attaccante, devo dire che hanno preso un bel giocatore lì davanti. Noi invece abbiamo avuto un miglioramento costante nel tempo, forse anche più di quello che mi sarei mai aspettato da questo Leeds in sole due stagioni. Non mi sarei mai aspettato di avere una squadra così forte in soli due anni, però abbiamo fatto molto bene il mercato, abbiamo gestito bene i giocatori che già avevamo in rosa, perché tanti giocatori che abbiamo nel nostro Leeds erano qua dall'inizio, li abbiamo valorizzati. Però questa coppia d'attacco deve farci sognare in questa finale. Andiamo a giocare la partita, partiranno loro. Forza, forza Whites, come on Whites, prendiamoci l'Europa League. Scende Grimaldo sulla fascia, Anthony lo insegue, lo brucia però. Quindi Auge che mette il pallone dentro, scodellato, bravissimo il nostro centrale. Quindi possiamo provare il contropiede. Mateus Cunha prova ad allargare su Mason Greenwood. C'è Suarez, che palletta per lui. Attenzione Suarez, che parata di Maignan. Ma che intervento pure di Tomori da dietro, che ci ha messo in difficoltà. Attenzione Brahim
prima al limite dell'area. Nesiri, bello 1-2, arriva il gol del Milan, 1-0 al 19esimo, ha segnato lo spagnolo. Attacca il Milan con Brahim Diaz, Nesiri, palla lunga per Bellarabi, Junior Firpo deve chiudere, bravo Junior Firpo in copertura, non lo fa crossare, tornata la nostra difesa. Kalulu, attenzione ancora loro, Bellarabi è passato, mette il pallone dentro, c'è Calvin Phillips, possiamo provare il nostro solito contropiede. Suarez verso Mateus Cunha, che fa sempre il movimento giusto, contro di lui c'è Tomori, che però è indietro, Cunha prova il tiro, arriva il gol al 28esimo, l'abbiamo pareggiata con Mateus Cunha, che sicuramente è stata una delle rivelazioni di quest'anno, forse il giocatore che ci ha fatto più impazzire quest'anno. Gol dell'1-1, molto molto bene, ancora lunga, questa è la nostra solita ripartenza, proprio il contropiede targato Leeds, e siamo sull'1-1. Ah, brutto errore di Junior Firpo, quindi Auge sale palla al piede, lunga per Brahim, bel intervento di Saliba che è stato decisivo, proviamo a ripartire subito. Anthony la tocca su Calvin Phillips, che può girare il pallone molto bene per Greenwood, subito su Suarez. Suarez, che palletta di Greenwood, ma che gol del pistolero del Colombia, sicuramente il gol più importante della sua carriera. 1-2, l'abbiamo ribaltata al 43esimo, siamo in vantaggio al St. James Park in finale di Europa League. Che palla di Phillips, poi di petto e poi col mancino Greenwood, e poi è volato Suarez, un giocatore forte come Tomori, ha fatto un gol clamoroso. Maignan era sceso ma non riesce a prendere, siamo in vantaggio 1-2. Palla lunga, Auge, bravissimo Tariq Lamptey, no attenzione che abbiamo perso un brutto pallone, però Phillips ci mette una pezza, però ancora possesso Brahim su Nesiri, bravo Elvedi, si sacrificano i nostri giocatori, cos'è? Fischia l'arbitro, finisce il primo tempo. Attacca il Milan, Brahim Diaz, tocco di tacco su Ruben Neves, bravo Meslier, che paratona. Coleman prolunga su Calvin Phillips, c'è un corridoio per Mason Greenwood, attenzione Greenwood se la porta, no, ve lo tira col destro, Phillips, Maignan, che parata, potevamo fare meglio con Greenwood, ma qua Maignan ha fatto una paratona sul nostro capitano. Andiamo col calcio d'angolo, è uscito Tonali, non so chi sia entrato al suo posto, direi di andare con Coleman, dalla bandierina è entrato Bakayoko, che è rimasto ancora al Milan, palla dentro ancora lì, Junior Firpo ce l'ha sul mancino, tira a giro. Che parata di Kalulu con la testa, palla però che resta ancora per noi, bravo Anthony, ancora dentro per il pistolero, c'è stato il tocco di mano, no, palla per loro che poi possono ripartire. Palla lunga, ci arriva Junior Firpo, Coleman, palla subito su Mateus Cunha, Suarez l'alza per Anthony, attenzione Anthony Maignan, perché non l'ha tirata col mancino a giro, entra la casette per loro, mancano due minuti alla fine della partita, arrivano anche dei cambi per noi, andrà Kulusevski appena entrato dalla bandierina, palla verso Nico Elvedi, palla buttata fuori, ce l'abbiamo ancora noi, Fran Garcia subito per Dejan Kulusevski, salta Kalulu, la mette dentro, spazza loro, attenzione, possesso per il Milan, Nesiri verso la casette, che non è più quello dei tempi del Lione, la casette non puntano il fondo, manca un minuto alla fine della partita, attenzione Bakayoko, c'è Tariq Lamptey, porta sul pallone, portalo il più lontano possibile, vai Tariq, attenzione può esserci l'ultima occasione, Anthony va al tiro, murato, ancora Coleman, Maignan, c'è Anthony, la crossa sul secondo palo, ancora lì, finita questa azione, l'arbitro deve solo fischiare e arriva in questo momento, finisce la partita 1-2, il Leeds è campione d'Europa, vinciamo l'Europa League per la prima volta nella nostra storia, al St. James Park si fa la storia, Cunha e Suarez hanno ribaltato una partita che si era messa male al 19esimo, erano in vantaggio loro con Brahim Diaz, ma non è bastato, è arrivato il 2-1 nel primo tempo, è successo tutto nel secondo tempo, potremmo
potevamo chiuderla, potevamo fare loro il 2-2, però abbiamo dominato e meritato di vincere questa Europa League e quindi siamo campioni d'Europa e il prossimo anno giocheremo la Champions League da primi della fascia, in prima fascia. Philips è pronto ad alzare al cielo il trofeo, l'Europa League, che devo dire mi piace davvero tanto, veramente fighissima da vedere questa coppa. Sono contentissimo di aver portato il Leeds a vincere un trofeo europeo in sole 2 stagioni. Abbiamo costruito qualcosa di clamoroso, sicuramente una delle carriere più belle che abbiamo fatto finora, che non finisce qua ovviamente. Philips è pronto ad alzarla al cielo e siamo campioni d'Europa per la prima volta nella storia. Il Leeds vince l'Europa League meritatamente. Abbiamo avuto un cammino abbastanza semplice, però in finale non era scontato battere il Milan, che perde un'altra finale europea, un'altra Coppa UEFA, un'altra Europa League e tanta roba. Festeggiano i nostri ragazzi, si chiude così la nostra seconda stagione che ci vede vincere il secondo trofeo da quando siamo con il Leeds. Vinciamo l'Europa League dopo l'FA Cup dell'anno scorso, poi la Community Shield non mi ricordo se l'abbiamo vinta o meno, non mi ricordo, devo dire la verità. Però siamo campioni d'Europa, bellissimo vedere Philips, che è un ragazzo di Leeds, portarla insomma a casa, questa Europa League. Siamo nella storia, siamo nella storia, tanta roba, che goduria ragazzi, che goduria. Si chiude qua quindi questa seconda stagione con la vittoria da parte nostra dell'Europa League. È stato un cammino fantastico, abbiamo insomma battuto tante squadre che comunque non era scontato battere, perché agli ottavi abbiamo avuto l'Ajax, il PSV, poi in semifinale siamo stati fortunati con il Nizza, però in finale abbiamo beccato il Milan, che ripeto non era scontato batterlo. Quindi vinciamo l'Europa League, sesto posto in campionato e Champions League il prossimo anno. Non poteva andare meglio di così, potevamo soltanto vincere la Premier League, ma sarebbe stato clamoroso, così mi va benissimo, avrei firmato inizio stagione per questo risultato. Tanta roba, è vero, avremo anche la Supercoppa Europea, non ci avevo pensato, Nicola.